Noi vogliamo operare in sicurezza e la nostra sicurezza ne fruiscono anche i detenuti, perché anche i detenuti alla fine hanno diritto alla salute, quindi come noi che ci lavoriamo. Preoccupati per la gestione dell'emergenza sanitaria nelle case circondariali abruzzesi, gli agenti di polizia penitenziaria tornano a chiedere garanzie per la salute di personale e detenuti. Il rischio contagio è continuo e costante, denuncia Giuseppe Di Domizio, vice segretario del SINAPPE di Pescara, il sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria. Siamo preoccupati perché continua a persistere il focolaio presso la seconda giudiziaria, dove sono stati chiusi un solo giorno e oggi sono aperti, quindi il personale opera solo con le mascherine chirurgiche e dei guanti, anzi mi risulta che oggi sono arrivati solo delle mascherine chirurgiche, quindi il personale è preoccupato perché comunque non è messo in sicurezza da eventuale contagio, anche perché queste persone entrano ed escono dagli istituti e tornano a casa, hanno dei familiari e quindi nasce un problema abbastanza grande. Noi abbiamo 5 casi della polizia penitenziaria che sono Covid e abbiamo una prima giudiziaria dove sono stati isolati questi detenuti della seconda giudiziaria. C'è un problema di sanificazione e percorsi. Allora, se si scrivono delle cose, si fanno dei protocolli, poi si presume che qualcuno li debba far rispettare. È vero anche che ci sono delle carenze di personale. Pescara ha una carenza di 50 unità, Chieti ne ha di 20, Sulmona ha pressappoco 30-40 unità. Cioè non si può andare avanti così, anche perché non si riesce a garantire il minimo per i detenuti, ma per i colleghi. La gestione dell'emergenza sanitaria che voi contestate rischia poi di trasformare la casa circondariale in un ospedale, perché i focolai poi è difficile anche riuscire a circoscriverli con gli spazi che ci sono. Certo, parliamo di circa 300 detenuti. Io spero che è finita qua, cioè nel senso che stiamo tamponando, ma ho i miei dubbi. Non è che stiamo alla fortuna. Fortuna qui non c'entra, qui bisogna. Prima il nemico non lo conoscevamo, adesso sappiamo chi è, perlomeno sanifichiamo, mettiamo i gel, mettiamo le mascherine, possibilmente FFP2, anche 3, e cerchiamo di dare dei dispositivi per operare.